Ma mi fa molto, cioè, adesso hai parlato degli spazi e ti sei collegato anche allo spazio del testo, allo spazio testuale come luogo che, poi in cui prende forma questa topografia così incerta, fatta di costrizione, di protezione, in cui l'interno e l'esterno comunicano. In effetti io volevo partire un po' dai i due testi incipitali di entrambi i libri. Sono testi entrambi in prosa, che è un genere o un non genere, a seconda di come vogliamo definire, estremamente presente nei tuoi lavori ormai da moltissimi anni e che credo che negli ultimi anni sia stato sempre prepotente. E sono questi due testi incipitali, quasi come fossero due proemi, anche loro due luoghi, questa volta due luoghi testuali. Sono due luoghi testuali in cui però, come anche tu hai appena detto, viene data l'unica possibilità, probabilmente, a quei luoghi così, dallo statuto così ambiguo, per dispiegarsi e per interrogarsi. Però una cosa che ci aveva incuriosito è che poi questi due diversi luoghi testuali, dalla casa esposta a Shelter, mutano anche statuto, perché in Shelter viene chiamato riparo, se non sbaglio, all'inizio proprio nel testo incipitale in prosa, così nel foglio, non di necessità, possono avere riparo, si parti, la parola come. Mentre nella casa esposta lo spazio testuale proprio concreto della pagina viene addirittura definita una planimetria, addirittura la planimetria di un castello. Ecco, volevo chiederti, proprio visto che tu ci parlavi di questi spazi così intelligenti, che cos'è invece lo spazio della pagina per te? Che cosa rimane di questa realtà così ambigua e così dolorosamente ambigua? Che differenza c'è tra la pagina come riparo e la pagina come planimetria? Cosa invece può accomunare questi due diversi modi di essere del testo nella tua scrittura? Sicuramente la definizione di prosa come ciò che non va a capo, che prosegue, prorsus, e che quindi tenta di guadagnare al senso o a una forma di senso, di deformazione del senso, quanto più possibile anche spazio grafico nel bianco, è già di suo una sorta di, come dire, dichiarazione da affissionato delle Wunderkammer, perché veramente c'è un tentativo di dar fondo anche alla realtà, non a caso molta parte della scrittura in prosa, spesso anche in altri libri fa riferimento alla modalità della lista, dell'elenco, dell'elencazione, che c'è una tradizione lunghissima, addirittura pre-biblica, e non è certo invenzione della scrittura di ricerca della seconda metà del Novecento, anche se magari quella può essere la maggiore. Il maggior mio riferimento. E quindi l'organizzazione dello spazio della pagina solitamente ha, nel caso della prosa, una sorta di rapporto, se vogliamo, più spazializzato e quindi più e anche più riferito alla idea di accumulo, all'idea di inclusiva, rispetto a invece quello che è probabilmente un topos, una fissazione mia, che è quella del sottrarre, quella quindi molto probabilmente sottrazione intesa anche in senso temporale, che chiaramente attiene alla scrittura in versi. La scrittura in versi, gioco forza, se non in casi particolari, anche quelli da me frequentati, ma insomma non è il caso di questi due libri, fa riferimento a un impianto metrico, una volontà di dialogo con la tradizione, a una volontà di appunto avere a che fare con stringhe in qualche maniera musicali e quindi con un'occupazione del tempo e quindi con una scansione metrica della realtà, che ha a che fare soprattutto con rapporto non semplice, non complesso, abbastanza tormentato, io credo, con la parte visiva, mentre appunto di sostanza, di suo, l'elemento probabilmente musicale e sintattico è quello che appunto prevale. Questo vale soprattutto per la prima parte della casa esposta, e
E magari mi dà modo anche di parlare dell'architettura dei due libri, perché di fatto sì, è veramente alle spalle un secolo complesso come il Novecento, che comunque ha fatto dell'oggetto libro, dell'oggetto tipografico libro, un oggetto in sé paradossale e sversato e cambiato e mutato e aggredito in tutti i modi. Pensiamo anche soltanto all'idea del libro d'artista o dei tanti libri paradossali e illeggibili, libro illeggibile di Munari. Io ho lavorato per un periodo in una libreria e mi ricordo che quando uscì il libro che di Giorgio Maffei con la bibliografia delle opere di Munari, ancora la libreria appunto si occupava sostanzialmente di antiquariato e di fuori catalogo, però in quel caso appunto acquistammo un certo numero di copie di quel libro appunto prezioso e importante come il catalogo bibliografico delle opere di Munari, e ce ne arrivò una copia che era rilegata al contrario, per cui aveva la parte legata incollata che era verso l'esterno e poi c'era la costa del libro dove le pagine si sarebbero potute sfogliare se non ci fosse stata la costa del libro. Quindi paradossalmente l'opera bibliografica di Munari, autore di libri illeggibili, di suo un libro illeggibile. Quindi voglio dire, il Novecento ha prodotto anche attraverso l'industria mostri o meraviglie, perché insomma il Monstrum è una meraviglia. L'hai conservato quel libro? Quel libro non l'ho conservato perché ero appunto, diciamo, da bravo dipendente, l'ho segnalato a chi di dovere e poi tutto ciò ha avuto il suo corso. E ho sbagliato, c'era proprio un po' di discussione. Vabbè, tanti altri mostri mi sono capitato di affrontare in questi anni, ma insomma questo era forse uno dei più singolari. Come organizzare l'architettura di un libro alle spalle di un secolo come il Novecento, che il libro lo ha rovesciato in tutti i modi? In realtà queste sono sempre domande che più che pormi mi si sono presentate già come soluzione, cioè con l'elisione del punto interrogativo, perché di fatto scrivendo di volta in volta libro dopo libro mi sono sempre trovato a posteriori a riflettere sul fatto che avevo trovato delle soluzioni che erano in parte carne della materia testuale di cui era fatto il libro e in parte erano anche architettura del complesso dell'opera. Nella casa esposta tenere insieme questi materiali, la casa esposta esce con la collana fuori formato curata da Andrea Cortellessa per la casa editrice Le Lettere di Firenze. Nella casa esposta tenere insieme tutta questa serie di materiali è stato possibile, si è realizzato automaticamente attraverso la costruzione di un libro che apparentemente inizia e finisce e poi ricomincia, quindi è fuori formato in questo senso. Inizia con una nutrita parte in versi e anche in prosa, ma soprattutto in versi, che possono essere definiti scritture di ricerca, ma sicuramente sono organizzate secondo una decodificabilità abbastanza fluente e secondo un'idea di sintassi comunque scioglibile per quanto complessa e tentativamente desiderosa di ricostruire la complessità del mondo attraverso la complessità della sintassi. Quindi una parte corposa di questo tipo qui, una parte non titolata con delle parentesi quadre che si aprono e si chiudono sul nulla perché non c'è titolo, che è la parte di fotografie di cui dicevamo prima, e che è una sezione leggermente spostata verso la fine del libro, una nuova parte brevissima di versi e la conclusione del libro. Il libro, dopo la conclusione, ha una serie di note che spiegano un tot di riferimenti e poi ricomincia. Il libro ricomincia dopo le note conclusive con una sezione quinta che si intitola Tranne un oggetto, che è presentata anche in formato grafico diverso perché ha un carattere elvetica, mentre il precedente è un Simongini Garamond Simongini, e quindi la struttura si presenta come una sorta di lunga arcata che poggia su un pilastro fotografico e che dovrebbe chiudere appunto l'arco della struttura architettonica. In realtà poi si riapre con un altro arco che però non getta su nulla, e il pilastro su cui appunto tra l'altro arriva la prima parte e riparte la seconda è un pilastro appunto fotografico non testuale, che quindi si sgretola sotto il peso o la leggerezza del testo e quindi non fa la propria funzione di pilastro. In più i testi della seconda parte sono in prosa, sono non soltanto scritti in un carattere diverso, ma sono veramente prose che scritte in maniera totalmente diversa rispetto a tutto il resto del libro, e quindi l'architettura è intenzionalmente sbilanciata. Il libro di suo non è simmetrico, c'è una asimmetria di fondo e una volontà di costituire quindi un'architettura attraverso una
opposizione piuttosto che un'integrazione di elementi architettonici. Sono elementi nemici tra loro, si ostacolano. Quindi questa planimetria che tentava di definire il, diciamo, il proemio, poi fondamentalmente o non si realizza oppure è costretta a perdersi nei meandri di quel castello di cui voleva disegnare la mappa. Esatto. Una mappa che continua in realtà a intrufolarsi in cunicoli di cui non conosce la mappatura, il percorso. E invece in Shelter, perché noi, una delle cose che ha più, credo che una delle cose immediate che colpisce subito il lettore, è che questo libro è organizzato in capitoli, chiamiamoli così. Il problema è che ciascuno di questi capitoli è titolato invariabilmente, claustrofobicamente direi quasi, Clinica 1. Ora, visto che tu hai parlato giustamente dell'oggetto libro, nella sua concretezza, e quindi di come anche l'oggetto libro organizzi il tempo della lettura certamente, e quindi anche il tempo del mondo, di quella porzione di mondo che vorremmo far stare dentro un libro. Ecco, di cosa ci parla in realtà un libro che è strutturato secondo una progressione che in realtà poi risulta essere una falsa progressione, temporale, spaziale, in realtà sembra disegnare o abitare in un tempo collassato su se stesso. Ecco. Volevo chiederti un po' questa dimensione, visto che, insomma, noi apparteniamo a una generazione, ma anche tu ne sei stato, diciamo, colpito in pieno, a cui hanno, fino a qualche tempo fa, raccontato che ormai il tempo, la storia stessa era finita, non c'era più possibilità non solo di sviluppo, ma semplicemente tutto ciò che sarebbe venuto in seguito non poteva altro essere una proiezione del nostro presente. Una delle cose che ci avevano più attirato dei tuoi libri è che sembravano effettivamente patire questa strutturazione così claustrofobica, eternamente ripetitiva di un tempo, eppure lo portavano incisa nella struttura stessa dei libri, questo tempo bloccato, eppure quei frammenti testuali, quei piccoli segmenti, quell'accumulo di roba, di oggetti che appartenevano ad una vita, ad un passato, che comunque chiedeva di rimanere, di essere interrogata, magari anche solo nella sua consistenza di lacerto, di frammento. Oppure quei frammenti di discorso che i personaggi sofferenti di Shelter continuano a produrre. Ecco, sembravano come attivare questi frammenti una piccola, delle minime atti di attrito, di resistenza dentro questo tempo così apparentemente bloccato. E volevo chiederti se effettivamente questa riflessione sul tempo della storia, chiamiamolo così, quello che con la S maiuscola, che ci hanno raccontato così claustrofobico, invece il tempo dei soggetti che abitano i tuoi libri o dei luoghi che abitano i tuoi libri, sono in conflitto, possono disegnare una minima opposizione, una minima soglia d'aria magari, dove la parola può avere ancora un peso, quindi dove può incistarsi come un discorso che invece può disegnare un orizzonte possibile di resistenza. Esatto, stavo per dirlo. Non so se... è la parola giusta, però continua a essere. Credi che ci sia, insomma, questo attrito tra questi due aspetti? Sì, secondo me, almeno per me, per la scrittura di cui da qualche tempo sono autore, è quasi inevitabile che sia, che non possa che funzionare così.